essere stato quasi scaraventato a terra. Al contrario, un largo sorriso gli illuminò il volto e con una vocina stridula che destò l'attenzione dei passanti disse: «Non si scusi, mio caro signore, perché oggi non c'è niente che possa turbarmi. Si rallegri, perché lei sa chi finalmente se n'è andato. Anche i bambani come lei dovrebbero festeggiare questo felice, felicissimo giorno!» A quel punto il vecchietto abbracciò il signor Darcy, cingendolo alla vita, e poi si allontanò. Il signor Darcy rimase lì impalato. Era stato abbracciato da un perfetto sconosciuto. Allora, intanto ringrazio Audible per avermi scelto per fare questa bellissima avventura e questo impegno, che è stato gravoso dal punto di vista fisico, ma decisamente soddisfacente. Ho avuto l'opportunità di leggere la versione integrale di tutti gli Harry Potter e devo dire che sono immerso in questo mondo che non pensavo, che non immaginavo conoscevo, eccetera, però non immaginavo fosse così importante. Sono contento perché ho letto una storia bellissima che, oltre a stuzzicare la fantasia con la storia delle magie, della scuola di maghi, eccetera, ma ha uno spessore narrativo dovuto ai sentimenti umani, ai rapporti tra le persone, ai caratteri delle persone, per quello che lo rende così importante. Quindi speriamo che abbia successo questa iniziativa, che mi è piaciuta molto e, come è piaciuta a me, spero che piaccia anche agli ascoltatori. Ciao, io sono Marco Azzani, sono country manager di Audible Italia e oggi abbiamo presentato Harry Potter in versione italiana, l'audiolibro letto da Francesco Pannofino, che è stato per noi un onore e un piacere, dato che da quando abbiamo lanciato l'anno scorso Harry Potter è stato di gran lunga il contenuto più richiesto dai nostri clienti in Italia. Abbiamo trovato in Francesco Pannofino un grandissimo interprete, molto entusiasta, molto carico dal primo giorno, e quindi oggi è il completamento di un progetto, o meglio, è l'inizio di un progetto editoriale che poi andrà avanti anche nell'anno prossimo con la pubblicazione di tutti i 7 libri della saga di Harry Potter ogni circa 6 settimane. Stiamo arricchendo il nostro catalogo non solo con grandi contenuti come Harry Potter, però anche con contenuti non necessariamente librari, come corsi di lingua, guide turistiche, cucina, informazione, podcast, che sono sempre più ricchi e che sono esattamente quello che i nostri clienti ci stanno chiedendo dall'inizio.